Ciao a tutti, io sono Giorgio Roma, questo è il mio canale YouTube Mr. George. Oggi vi presenterò un nodo che ho chiamato nodo ventaglio proprio per la sua caratteristica forma che assume di avere dei lati uguali da una parte e dall'altra che si aprono in maniera concentrica. La lunghezza del nodo e il numero di ripetizioni che possiamo fare dipenderà dalla lunghezza della cravatta che utilizziamo. E anche dalla nostra altezza io ne potrò fare qualcuno in meno. Vediamo come fare. Teniamo la pala grande sul lato destro, quella piccola sul lato sinistro. Io tiro un pochino più giù da questa parte proprio per fare qualche passaggio in più per farvi vedere l'effetto che si ottiene con questo nodo. La fossetta centrale oggi la voglio creare in maniera diversa. Pieghiamo prima indietro, così. E poi veniamo in avanti, vedete, si crea una doppia fossetta anziché una singola. Ora passo davanti verso destra, dietro sinistra e vado al centro. Esco dietro a destra e arrivo al centro. Esco da sinistra, vado al centro. Esco di nuovo a destra e vado nuovamente al centro. Vedete che inizia a prendere forma il nostro ventaglio. Ancora sinistra centro, destra centro, ecco, vedete, a me è rimasto poco tessuto. Apriamo l'ultimo passaggio che abbiamo fatto, questo qui, vedete, e infiliamo la pala piccola qua dentro tirando giù per farla stare bloccata. Tiro su, ed ecco fatto il mio nodo a ventaglio. Vedete che è molto simmetrico. Grazie a tutti per l'attenzione, vi invito a inviarmi le vostre foto e le vostre domande sul mio blog, oppure in privato, anche su YouTube. Arrivederci al prossimo tutorial.